lasciato Felice Ragazzo parte 2. Parte 2, finalmente. Il Felice Ragazzo parte 2. Felice Ragazzo parte 2, va bene, va bene. Raga, allora siamo qua riuniti per fare una cosa velocissima, perché altrimenti già è lungo, dobbiamo aggiungere. Che poi scherzi, devo fare Zano, ma scherzi. Ma infatti, Marcomio non lo fai? Fattor Comio, neanche 10 secondi. Ma avete tempo di vederle le cose, metabolizzare, capire cosa. Ma la cosa importante è loro vogliono fast food. Fast food. Io vi ricordo che jukebox girano, ma ci vuole la moneta. Bravissimo. Se no, se no non è jukebox. Ascolti la radio. Bravo. Magari chi è TRX Radio. Esatto. Iniziamo con Luque, vediamo dal secondo schermo che non vedo un cazzo. Ma lui si chiama Luca o allora Star? Star era l'ultima che abbiamo sentito, quella molto bella. Quella che vendeva il fumo pacco dai ragazzini, il dado, sì. Quella col campione del non mi ricordo adesso esattamente. No, era una roba. Da adesso in poi ci saranno le ultime 6, credo, dalla 9 in poi. Uh-huh. No, non è possibile che siano 6, sono 7. Perfetto. 6 o 7 dalla 9 in poi. E la prossima pezzo è featuring Coco. Coco che è uno dei Coco! Ma forse l'avevo già sentita questa roba del Coco. Non era lui, comunque io schiaccio play e sentiamo. Lo sai chi sono featuring Coco, che fa un sacco di featuring anche con non fa le doppie sporche. Coco, apri il cassetto. Coco. Questo è da scopare, io già lo so. Beh, come tutte quelle che abbiamo sentito. Detective Fada. Ehi. Vabbè. Vasco, eh? No, è sembra tra Vasco e Tormento. Vasco Mento. Troppo avanti per l'Italia sta roba. Troppo rock. Troppo fatta bene. Sì. Sei Coco. Coco. Donna. Lo cacchierò. Tu credi in noi e non in te. Io non so come fare a non arrendermi. Quanta retorica questo testo. Non mi toccare. Ecco perché l'ha scritta così, non era rappata. Secondo me è il ritornello questo. Eh sì, Detective Fada. Senti sta pentatonica così cineseggiante in alcune note. Bella però. È proprio qualità del suono. Senza mai contaminarsi, pronti a lottare ma senza sporcarsi. Vorrei che il tempo si fermasse. La sorella che è la cantante. La sì, sì. Crea un mondo che premia sempre qualcun altro. Mamma. Ancora per me. Ricorda chi sono davvero. Tu lo sai chi sono. O è la musica, o è la musica. Però come si dice, artista ad sta sulle soffri. Quindi lui è proprio, se la vive così, però vengono fuori le figate. Però mi spiace Luque che tu stai tanto male per scrivere i pezzi fighi, devi stare raga, a chiagnare. Però qua mi sa che è uno che chiagna e futta, perché è anche un bel ragazzo. È un bell'uomo. Bell'uomo, perché ormai è uomo. Raga, c'è un paio di passaggi che sono bellissimi. Bella. Tanto personale comunque. Sì, ma è un murubutu che non ti porta a ucciderti. Come stesura, è proprio bello. Non è tra JPK, c'è tante cose che ritrovo in tanti bravi. È poesia, perché è poesia. Ah, sì. Ultra personale. Però che ti identifichi. Però la parte di Coco è la boy band, ha vinto tutto. Io l'avevo dimenticato perché Luque poi mi ci fa sempre chiagnere, ma io voglio risentire la parte di Coco. La parte di Coco era Io voglio, non so se ti amo come volevo amarti o se forse mo ci amiamo come credono gli altri. Vabbè. Sì, ha vinto, per carità di Dio. Però cioè meno retorica, ragazzi. Lo capirò prima o poi. Ma tu credi in noi e non in te. Tu sei troppo fragile. E l'unico tuo appiglio per non distruggere questa tua fragilità è ancorarci a un'idea che hai di noi. Perché prima eravamo solo io e te, ma in noi tu hai forza, mentre da sola non sei nulla. Per questo continui a correre dietro uno come me. Io avrei già perso la pazienza e le speranze, ma tu sei troppo pura. Voglio morire. E questo è Coco. È bravissimo Coco. Da oggi si chiamerà Coco. È bravissimo Johnny Scandal, che non ha smesso di crederci. Bravo. C'è un pezzo che è assurdo di Luque, che dice: ho solo un giro di chitarra stasera e un grande senso di colpa stasera. Fare mallevata proprio. Siamo oltre, perché sto pezzo è... No, allora ci sarebbe davvero tanta roba da dire. C'è da fare un'ora solo su sto pezzo perché diciamo solo amore. Ragazzi, ascoltatelo bene, studiatevi il testo, non c'è nulla da parafrasare, è proprio palese. Quindi sì, è palese. Basta leggerla. Bravo. Non serve chi vi dice come leggerla e cosa intendeva l'artista. Ah, chi ti dice? No, era bellino questo. Serve che voi è lì e andate a leggere il testo e lo capite. Diamanti nei denti, vediamo com'è. Però già Diamanti nei denti sarà una malandrinata. Allora, io voglio infilare. Fare Zafferano nei denti. Che schifo. Aia.
flow così continuato mi dà un po' oppressione. Testo sempre esagerato. Blocca. E il flow così è una cosa che ti fa sempre capire che sta per arrivare qualcosa, no? E quindi è un però mi metto un sacco di arriva il tornello che arriva. Però cambia completamente e svuota ma riempendo. Questa è la voglia di fama del ragazzino di adesso, e l'ha precisamente descritta. Vabbè. Oh! Mamma mia. Aia. Però voglio vedere dove arriva il testo. Cioè voglio vedere dove mi vuole portare, perché un'idea me la son fatta. Wow. Molto italiano. Però sì. No, basta. Fatti, dai, basta. Più che quasi una preghiera, un rosario, un mantra. Ma perché usare sempre la stessa mononota? Ma quando si sperimenta si corre consapevolmente il rischio di che può non piacere una sperimentazione, anche se è sensata e anche se ha il suo perché all'interno della canzone. In realtà ha il suo perché. Sì, una cosa così è fatta apposta, perché non può essere. Perché c'è dietro una produzione per fare una cosa del genere. No, ma c'è anche un'idea di il voglio senso fare di angoscia, così. Il senso non sì, di angoscia. Lo stillicidio delle parole, sì. Catatonia, no? Ridondante. Diamanti nei denti è il testo in cui si può rispecchiare qualsiasi giovane trapper con loro nei denti, ha preso tutto, aiuto mia madre, bla sì. Bla bla. Credo che lui non l'abbia scritta per lui. Come se fosse parallela a un'altra cosa. Ti scrivo la canzone che tu non mi puoi dire un cazzo. Una cosa che ho notato negli ultimi due pezzi e che non avevo notato negli altri è che lui parla sempre di, a parte di vincita e rivalsa sociale, parla sempre di combattere, lottare. Ha usato delle belle metafore e il proiettile piuttosto che sono rapportabili a qualsiasi situazione della vita, quindi non sono messe lì solo perché sono faccio scena con il suo da malandrino. Lui sta usando dei parallelismi, questo è vuol dire fare della poesia nel proprio piccolo, perché comunque momento... è rap, non è poesia. No, vabbè, però questo è un poetry comunque. Vabbè, non lo so, però ti sto dicendo, questo essere un liricista sicuramente. Sì. In questo momento di pochismo dove la gente sembra quasi assuefatta da quello che c'è intorno, quindi dice sono felice così, mi fumo le cannette sul divano, cose del genere. Arriva una persona che dice ok, io lotto, però non dimenticarti di lottare, non dimenticarti che devi comunque le cose che vuoi prenderti, se le vuoi prendere devi farle. Quello che ho sentito fino adesso nel rap va bene così, rimango in questa situazione e non me ne frega un cazzo. Usare delle parole chiave nel rap che adesso sono praticamente obbligatorie, se no non ti cagano, però usarle in una maniera legittima. Non sto babbiando, è usare uno stile, un stile che ti piace come stile, come mood, come associazione, la cosa alla Sopranos, per raccontare come si faceva una volta. Sì, 10 anni fa Fit Coco, mannaggia Coco. Comunque il mio prefe è Coco. Hai ragione, Coco. Ancora Coco? Ancora Coco. Oh, cucù allora. Mi è tornato cucù. Sì. Black vai. Friday. Già storta sta base. Vai. Questo è lui, Bravo. Ecco perché. Però ci sta. Al volante. Comunque, raga, io sento veramente tanto Post Malone qua dentro, Madonna. Merda. Il PG, Anche Lil Pump. Trap questa, Raga, è la mia preferita, ve lo giuro su mia madre. Vi giuro su mia madre che è la mia preferita. La gente voleva la DPG. Ti piace lo stile? Poi che loro dicono tutti ma loro sono non devi prenderli seriamente, mi piace lo stile. Lui è quello che serio che vorrebbe essere quello stile, è questo fatto così da me. Gucci Prada Fendi li vesti. Cioè, hai capito? Lui senza snaturarsi ha detto: ma aspetta, tu vai dietro a quelli perché dicono queste cose. Le dico io come si deve. Come dovrebbe essere? Con la canzone figa, e te dico io che le facevo davvero senza fare il minchia. È geniale. È veramente non mi piace. No, è la mia preferita. Che cazzo dici? Ma stai zitto. Però in realtà ho sentito tanto americano. E soprattutto ho sentito veramente. Perché la DPG non è americana? No, è quella roba che sta andando adesso. Proprio Post Malone. Meglio. Però vuoi Post Malone? Ci sta. Vuoi Post Malone? Te lo faccio io. Senza copiarlo al 100% e ricordando determinate. Ti piace lo stile Post Malone? Te lo Infatti faccio no, io. Non mi dispiace per nulla. È una bomba. Però... Ma a Coco io, guarda, fino a ieri non lo conoscevo. Ma veramente spacca i culi. Lui proprio spacca i culi, in bravo. Quattro direzioni forte, incrociate. È un po' populista, però no, questo è Vox Populi, Vox Dei. Mamma mia, niente, innamorato del napoletano, impressionante. Sì, allora, ho riscoperto le mie radici. Non abbiamo l'età. Non abbiamo età. Non abbiamo età. Vai. Tu sei la cosa più bella che abbia mai visto, i tuoi capelli bagnati. Mi piace. No. Sai correndo troppo, dimmi, credi nel karma.
Dov'è Jake Furia? È Jake Furia nel 2000? Me ne prendo fino e me ne trovo Tamar, poi para. Bello, bello. Madonna, quanto discorso, è merda, ragazzi. Quanto è merda. È vero, c'ha qualcosa. Wow. Che bravo che fa tutto, capito? Melodico, un bel flow, anche con l'autotune. Madonna, madonna, la roba, sai dal 2000, la roba figa del 2000 che c'era in America? È tornata nel modo giusto. Poi featuring con Coco proprio è la sua. Allora, lui è Coco. Io ti dico che il mio Coco proprio. Fino a questo momento è uno dei dischi più belli che ho sentito. Quanto è merda quando vuole scopare, Luca. Sì, però che adesso non era proprio voler scopare, questa era proprio una dichiarazione d'amore alla compagna. Sì, ma è un tamarro allucinante. Sì. Beh, è napoletano, però è il disco dell'anno. Il disco in realtà parla praticamente semplicemente di rapporti sociali. È tutto il disco che parla. Guarda, di rapporti che sociali. Disco dell'anno anche per l'anno scorso, secondo me, questo. Dici che anche se torniamo indietro. Anche il retroattivo di un anno, sì. Torniamo insieme. Comunque, tutti i rapporti sociali, ed è importante che un uomo. No, non è rapporti, cioè rapporti che ha lui con la sorca, non sono rapporti sociali. No, invece, secondo me, anche rapporti, poi, anche quando parla dei rapper, sì, tutto il resto. Sì, è un, sì, un sì, sì. Dice, fai i nomi se vuoi che ti rispondo. La wave. Vorrei sapere chi gli ha scritto le linee melodiche. Se le ha scritte lui è veramente forte. Ma perché è interessante. Sì, 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 no. Cioè, tu hai detto le linee melodiche le ha scritte lui. Tu sottovaluti la cultura neomelodica che c'ha a Napoli. Sì, non essendo la proprio canzone, non essendo napoletana, quel tipo di la canzone mentalità. Napoletana ha tante sfaccettature, non è solo. Non sai perché ho detto così? Perché sono veramente belle. Ma che sono fighe. E poi lui le orecchie. Un lavoro del genere a livelli alti normalmente viene portato con una produzione alle spalle, capito? Per questo io faccio associazione ai a livelli pop. Daniele, detective. C'ha delle produzioni. Se le produzioni della voce sono sue, esageratamente fighe. È proprio il termine esageratamente. Perché gente come Lucchè, perché gente come Danti, quando fai lavori da solista non passa in radio? L'ultimo disco di Danti, l'ultimo singolo, perché non passa in radio? Perché sta roba non l'abbiamo mai sentita. Io non l'ho mai sentita in radio. No, in radio passano un po' Smalone, non passano Lucchè, quando sarebbe la stessa cosa. No, perché se passi Lucchè o Danti o altri, alzi così il livello che poi gli altri non passano più. Non puoi permetterti di passare una roba così bella in radio, perché ammazzi il mercato. Continuiamo perché è molto bella, mi piace molto. Poi anche questa mi sta molto cantata, vedo da come è scritto. Sì. Ti fada. Ho sbagliato a schiacciare. C'ha una poesia dentro. Sì. Aspetta, senti il viscidume. Ok. Impegnata, quindi vuoi già sapere se sei fidanzata. Non fidarti delle latine. No, vabbè, non ce la faccio. Madonna, si è trasformato in Fangor. Non fidarsi delle latine. Mi hanno detto sempre di non fidarsi delle latine. Sì, a me mi hanno detto non fidarmi dei napoletani. Ha detto lei. Ma è vero, l'ha detto. Geniale, mamma mia. Fangor. Sì, io credo che se non ci fa tagliare la gola, ci no, mi piace troppo scopare. Che viscidume. Ma ah, viscidume è quello giusto. Quindi, scusami, Ah, ma non ti ho mai vista qua, esco poco, lavoro. Ah, quindi sei una donna impegnata. E già capisci che sei impegnata, quindi che sei fa? Sposato, no? Imparate, gli rubo tutto. Imparate. No, li ruberò. A me mi hanno detto di non fidarmi delle tossiche. Sai che a me piace solo. Ma è giusto, quello. Non fidarti delle tossiche. Sì, poi. Gli altri. Gli altri siamo noi, Daniele. Sì, gli altri siamo che noi. Che abbia ripreso quel coso. Cosa? Le linee melodiche, senti, tutte differenti. È un monotematicismo dall'inizio alla fine, ma mai che stanca, perché usa sempre parafrasi differenti. Bello. Ma perché è una buona fusione tra la nuova e la vecchia. Molto rock, molto pop, molto. Sì, bello. Riprende tanto roba italiana, capito? Vai. Ho sempre rovinato tutti. Siamo ancora vivi, ma mamma. Ci piace un botto la fregna. Lui secondo me ha detto o faccio il disco d'oro o comunque me le chiavo tutte. Comunque ha detto le prendo entrambe. Perché poi fondamentalmente parla effettivamente sempre di, come dicevamo, rapporti sociali, sì, ed sì. È anche tanto, si sente che c'è tanto di lui dentro, eh. Guarda, prima hai detto il disco è monotematico. No, il disco ha un tema. Ha un tema monotematico. Tratta un tema, praticamente sono tante fotografie della stessa situazione. Della stessa situazione. Allora così mi fai un disco.
perché io non c'avevo monete matico nel senso ho specificato, no? Se vuoi parlarmi di una sola cosa in un solo determinato stile, allora mi dai tante realtà, tante sfaccettature, tante foto che ritraggono lo stesso paesaggio ma sempre da un'angolazione un attimo diversa, con una luce diversa, con delle sfumature diverse, allora è piacevolissimo il disco. Infatti. Ma poi più che dire che è bello non stiamo dicendo, quindi dobbiamo dire che fa schifo. Fa schifo questo disco. Fa schifo. Potere 2 con Enzo Avitabile. Comunque già ste chitarre, dai, parliamo. Comunque c'è l'inglese. La mavulè. Wow, che bello. Già mi piace, eh. Ai pari e non sta piano. Bravo, bravo. Oh, si è preso a fare tipo 36 barre. Dai, ma bella bomba. Impressionante. Impressionante. Raga, sto pezzo mi ricorda anche roba mezza metal. Oh. Soffermiamoci un po' perché Potere dà il nome al disco, questa canzone, quindi beh, non vogliamo tirare le somme d'oro. No, aspetta, al mio fianco la facciamo perdere praticamente. Ah, questo concetto del il potere nelle mie mani, no? Il mito che adesso va di essere un uomo potente, sì. Soprattutto detto da Luque, che nasce con comunque in un contesto, uno strato sociale dove il potere è molto importante, è molto importante. È fighissimo il concetto che lui parla da un boss, non mi piace la parola, ma dice: io ho il potere nelle mie mani di sistemare mio figlio, di avere un'attività, ho il potere di distribuire lavoro, assolutamente, conforto e lavoro. E questo fa di lui una persona importante che ha potere. Infatti lui ha potere sulla sua vita grazie alle scelte che ha fatto, eccetera eccetera. È di uno struggle impressionante. È bellissimo questo concetto, infatti ho voluto sottolinearlo. Voglio l'Italia come sede di un cimitero, paese di mediocri già morti prima del tempo. Ed è esattamente la generazione. Quando arrivi al massimo cosa fai? Torni indietro? O ti senti orgoglioso guardandoti allo specchio? Non voglio due volte quello che ho già avuto, quindi il cambiare molte donne, no? O comunque una di queste ipotesi. E ho fatto quello che ho fatto perché ho dovuto, ma ci sarò sempre quando uno dei miei chiede aiuto, e comprerò pace a mia madre e un futuro a mio figlio, certo, fino a sentirmi forte come un dio e sanno che è merito mio. La certo. Sua rivalsa dice: io ho il potere, voi parlate, ma io ho il potere sulla mia vita, io ho il potere di essere felice. Se non scappa il morto non scattano le indagini. Quella era importantissima perché è proprio la metafora di quello che anche facciamo noi, l'esagerare per portare attenzione a un troppo a un molta problema. Gente poi si ferma all'esagerazione e non al dito che punta alla luna e non alla luna, non si alla forma luna. Vai al mio dai fianco. Andiamo con l'ultima canzone. Pezzi, poi contiamo i pezzi. Certo. Sì, bene. Dammi solo un altro giorno e sarà ancora colomba. Whisky, sindaco, che mi mangio di bella. Anche mezza jazz l'ha fatta, Sì, è molto jazz. Allora, io non so perché quando c'è te la chiusa con la goliardia, non no? So perché c'è Nate Skinny, allora si sentono tutti in bisogno di dover fare i malandrini. Quando c'è Nate Skinny, praticamente il rapper cerca di impressionarlo sfoggiando tutte le malandrinerie. Le malandrinerie e le becerate che fanno tanto contento e sollazzano il nostro Nate Skinny. Perché a lui piace. Però in realtà c'era tanto senso questa canzone. Cioè, a parte le minchiate, le malandrinerie e il recital, come sappiamo. Il recital, cioè, tanto ecco, interessante. Forse proprio perché è napoletano e quindi hanno anche un'altra una grande scuola teatrale, sì. Totò te la butto lì. Ha capito che sta facendo prevalentemente musica, la musica è intrattenimento e nel disco tu hai un prodotto che è come andare a teatro, quindi c'è dentro molto recitato, molta buona musica, molti contenuti, molto c'è dramma, c'è poesia, la malandrineria come teatro d'azione, come dramma, per dirvi. Ma anche come ci dramma sono tante cose che fanno sorridere, tante cose che ti fanno esaltare, storcere il tante naso. Cose che ti fanno storcere il naso, ma perché è proprio quel mood da recital, quello che ti vuole portare a avere tante lacrime. Lui però cioè, a me mi dispiace che lui stia così male, ragazzi. Però magari se nel stare male se la vive bene facendo queste cose. Nello stare male, stare male, lo dice la parola stessa. Io trovo cioè il non disco... è che mo deve fare Enzo Dong, però allora il disco mi spiace che sta soffrendo. È un bel disco anche se non stacca mai questo mood drammatico.
piuttosto allora è meglio che gira con Nice Skinny, almeno se beve il whisky è diventa un po' più, però non è sbagliato, cioè... per chiudere così, se no era troppo pesante. No, vabbè, ha fatto bene a mettere la scaletta è perfetta, perfetta. Ha messo anche i pezzi abbastanza leggeri all'inizio, no, li ha messi a metà, tanto per dire, dai, ci sta, il disco è veramente un bel disco, io spero che voi lo apprezziate come abbiamo apprezzato noi. Io spero che Lucchè non si incazzi, ma va, che non si incazza, che non gliene frega neanche niente di noi, mi sparano, non ti preoccupare, non me ne frega, ma comunque ti sparo. E quello dice, ti porta la testa, dimmelo in pace. Raga, è davvero difficile trovare un disco così figo che mi piaccia al 100%. Vabbè, a parte quei due pezzi che non avete visto nell'altra puntata, non abbiamo apprezzato, ma semplicemente per le cose che abbiamo già detto. Qual è l'altro disco che abbiamo detto figo? Quest'anno, beh, lui innanzitutto, secondo me, è il disco più bello anche dell'anno scorso. Questo per me se la gioca con Rancore, lui. No, Rancore, te l'avevo già detto l'altra volta. Perché per certe tematiche mi piace molto più Rancore, e anche per l'utilizzo del linguaggio, eccetera. Però Rancore a livello musicale, se parliamo di musica, questo è più bello. Ricerca del flow, di ricerca di tutto. Della musicale è questo, è molto più bello. Se parliamo di tematiche, preferisco lo spazio, di Rancore. Sì. Anche Tedua spazia tanto nelle tematiche. Ma però è già un po' più senza nulla togliere, non ha neanche l'età di Rancore, quindi diciamo che terzo girone, ma lui è nella primavera. Devo mettere Serie A, se ma primavera nel top dei dischi che abbiamo sentito, okay. Io credo che ci sia Lucchè, però se parliamo di senior, ma non ti voglio fare la classifica, sto dicendo random, perché se no dovremmo analizzare sacchetto. Bravo, roba che mi ascolterei sempre: Lucchè, Rancore, Tedua, Enigma, molto molto forte. Sì, poi forse dimentico qualcos'altro, abbiamo detto sicuramente Gesto, dimentichi raga, mi dimentico Gesto, però Gesto abbiamo sentito fuori dalle telecamere. Dante ancora deve uscire il disco. Ah, cioè noi l'abbiamo sentito anteprima. Non devi dire queste cose. Noi vi salutiamo. Salutiamo Lucchè. Sì? Ti prego, cioè, fai qualcosa per sta depressione. Cioè, vai, dai le giostre, non so. Passate una bella estate. Il cioccolato. Aspettiamo con le live. Faremo delle live ogni tanto. Domani ci sarà una live con le Bedass. Quindi sintonizzati su Arcade Boys, che ci sarà una bella live con le Bedass. Mi raccomando, ci vediamo domani. E poi. Parlo del futuro. Mi puoi dire i numeri del lotto? Dovresti dirteli adesso. Ah, te me li devo dire io? Sì. 16, 28, 64. Napoli. Giusto. Però tu lo guardi nel presente. Facciamo che me lo mandi in anteprima, il giorno prima che esce. Te lo mando domani allora. Ciao a lui. Ciao. Di puttana.